7 ace, 11 muri punto e ottime percentuali di ricezione e difesa riassumono quello che è il 3-0 della gara di andata di finale di Coppa Ceva tra Trento e Tour. La Diatec in casa si mantiene imbattuta, prosegue dunque la striscia di vittorie consecutive che ora sale a quota 22 e si prepara alla trasferta francese, conscia di dover vincere soltanto 2-7 per poter sollevare questo trofeo. Migliore in campo Tine Urnaut, ma la prestazione di tutta la formazione allenata da Angelo Lorenzetti è stata solida e convincente. Andiamo a sentire proprio le parole del mister della Diatec al termine del match e poi dei due posti 4, Filippo Lanza e Tine Urnaut, premiato come migliore in campo in questa serata, in questa gara di andata di finale di Coppa Ceva. Siamo riusciti a fare una bella gara in battuta e all'inizio abbiamo faticato con un pochettino sul muro di difesa sull'opposto, poi dopo piano piano un po' di ritmo l'abbiamo preso, però sappiamo dalla partita con il Fenerbahce è molto simile a questa partita qui, a parte il 3-7, però abbiamo visto che dopo a distanza di pochi giorni è tutto diverso e quell'esperienza insomma è utile per me, perché non gli devo spiegare niente, ragazzi, insomma. E lì 10 giorni fa eravamo là a Istanbul a soffrire, ed è giusto che soffriremo anche a Tour, perché è la finale di una Coppa Europea e tutti ci tengono a dare il massimo, soprattutto in casa. Noi volevamo tanto, vogliamo tanto questa Coppa e abbiamo giocato come sappiamo fare noi, incidendo in tutti i fondamentali e mettendo sotto pressione il Tour fin da subito. Grande gara, le prestazioni di tutti. A Tour è un bel ambiente carico dove sarà difficile giocare, però cercheremo di scendere in campo subito, attaccarli subito e faremo tutto per vincere questa Coppa.